Ben ritrovati cari amici da Stilorso, oggi è una giornata particolarmente felice per me, ma spero anche per voi e per il canale, perché mi è stata data la possibilità di farvi vedere una penna, anzi due penne, veramente molto particolari, veramente speciali. Di cosa sto parlando? Sto parlando di veramente due pezzi da 90. E che cosa? Sì, parliamo di Delta, ma non Delta Vintage, una Delta nuova in un'edizione speciale, in un'edizione speciale per Verona. Ed ecco qua, Delta Verona. Prima di andarla a vedere, una doverosa precisazione: queste penne mi sono state inviate non in regalo, quindi non si tratta di una recensione, di un product placement o cose del genere, perché queste penne io le ho in conto visione. Ma io devo ringraziare il signor Manella che me le ha mandate per poterle far vedere a voi. Quindi nessuna, diciamo, da parte mia non ci sarà nessuna, diciamo, come dire, remora a dire qualcosa che eventualmente non vada bene, perché come vi dicevo, queste penne non sono mie, ma devo solo ringraziare per poterle fare vedere qua sul mio canale. Allora, Delta Verona. Delta Brand storico dello stereografismo italiano. Tutti sicuramente lo conoscete, almeno tra gli appassionati. Ha rappresentato una rivoluzione fondata nel 1982 in un periodo non certo florido per lo stereografismo italiano e mondiale, no? Eppure ha saputo imporsi e adesso è rinata grazie a Nino Marino. E questa edizione speciale celebra la città di Verona ed è stata fatta appositamente con il negozio di stilografiche di Rudy Manella di Verona. E andiamo a vedere questa prima versione con pennino in acciaio flessibile. Il packaging, devo dire, è molto molto bello, controscatola in cartone che va a celare una scatola dell'iconico arancione Delta Italy 1982. E dentro la scatola cosa troviamo? Troviamo questa meraviglia di penna. Innanzitutto cosa salta subito all'occhio? I colori arancione, giallo e blu. Giallo e blu, i colori della città di Verona. Questa bandiera di Verona che fu adottata già a metà del XIII secolo in epoca comunale dal vessillo delle arti veronesi che avevano la croce gialla in campo blu. Ma andiamo a tirare fuori la penna dalla scatola e quello che ci colpisce subito, oltre alle rifiniture, sono questi colori, questa lucidatura veramente perfetta delle resine e poi di questa veletta che merita un discorso a parte, approfondito. Cosa troviamo all'interno della scatola? Troviamo la nostra brochure Delta per Mannella. Ecco qua. Handcraft with heart. Fatto a mano con il cuore. Delta disegna la scrittura. Vedete le tre versioni disponibili. Una versione in pennino in oro in 68 esemplari che andremo a vedere nel prossimo video. Questa versione, che un'edizione comunque limitata, e poi la penna a sfera. E come vedete, ecco qui cosa trovate all'interno di questo bel booklet stampato su carta pregiata. Eccola qua, d'Arena di Verona, con i suoi due ordini di archi. Beh, qui poi ci sono delle cose che vi andrò a dire io, cioè come questo oggetto sia sia uno strumento di scrittura, ma anche, come dire, soprattutto uno strumento artigianale di arte anche orafa. E quindi tutto va visto un po' in quest'ottica, come un oggetto veramente esclusiva. Qui poi abbiamo le garanzie, la collezione Verona che celebra questa bellissima città. E quindi andiamo un po' a vedere da vicino la penna. Guardate che meraviglia questa fascia decorativa in argento vermeil,
artigianale ottenuta con la fusione a cera persa, un procedimento molto lungo, si parte da un disegno grafico, poi viene fatto un esemplare in ottone bulinato a mano, poi diventa il master per uno stampo in gomma e quindi poi si ottiene questa fascia che è ancora grezza e poi va ancora lucidato, satinato, insomma, vanno fatti moltissimi lavori, un procedimento veramente lungo per la realizzazione di questo cappuccio, che però credetemi, come posso dire, uno magari a un primo sguardo così, vista così, dice vabbè, che ci sarà mai, però osservandola più da vicino, come dire, è un qualcosa che va a impreziosire enormemente la penna, rendendola un oggetto proprio quasi da ammirare. Arco che è stato l'elemento caratterizzante dell'architettura romana, fu una rivoluzione rispetto alla classica struttura trilitica greca, perché permetteva che cosa? Permetteva una maggiore resistenza grazie alla distribuzione del peso sui lati, sui pilastri e quindi maggiori luci. E questo è uno dei motivi per cui l'architettura romana ci ha regalato delle strutture ancora esistenti dopo 2000 anni, sono ancora lì in piedi, meravigliosi acquedotti. E permetteva anche dei notevoli risparmi di materiale, in quanto le centine usate per farli potevano essere riutilizzate. Quindi è giusto celebrare Verona tramite il suo simbolo, l'arena, naturalmente, e anche l'arco, che è l'elemento più riconoscibile. Bene, ma andiamo a aprire il cappuccio. Cappuccio a vite. Eccolo qua. Cosa troviamo? Un pennino Giovo placcato oro, pennino Giovo però rifinito in house e sistemato in house da Delta. Quindi non sono ovviamente pennini stock presi e buttati lì, ovviamente c'è una cura per renderli ottimi, per renderli privi di difetti. Vedete qua ancora il cappuccio, guardate che bella lavorazione sommitale del cappuccio, la ruzzolina, la clip, veramente elegante, l'incisione Delta Italy, Verona. Poi il caricamento abbiamo un pistone blind cap, quindi levando questo controcappuccio si accede al pistone. E poi, ecco qua, pistone Captive Converter, molto morbido nel funzionamento. Il pennino è un taglia 6, flex, da ragione. Molto bene. Che dire, vi faccio vedere da vicino la resina, che anche su questa versione, non in 68 esemplari, ma comunque limitata, è davvero molto molto bella. Spero che in video si possa apprezzare la qualità. Bene, ma adesso bando alle ciance, andiamo a fare una piccola prova di scrittura con il fidato Waterman Serenity Blue. Andiamo a vedere un po' come scrive questa penna. Ed eccoci qua, prendiamo il nostro foglio di carta Rodia, andiamo un po' a vedere come scrive questa Delta. Verona. Vediamo un po' come si comporta questo pennino flex, che però più correttamente io definirei elastico, e ha una buona elasticità. Il pennino è un fine flex, inchiostro e il Waterman Serenity.
Allora, cosa noto da queste impressioni di scrittura? Beh, due cose. Innanzitutto il bilanciamento. La penna è molto bilanciata, però è una penna da usare senza cappuccio. Perché il cappuccio è molto bello, pesante, ma ovviamente va a sbilanciare indietro la penna. Quindi cappuccio no. Quindi prima cosa. Senza cappuccio la penna diventa molto bilanciata e si nota che cosa? Si nota la lavorazione del pennino. Cioè si sente che non è il solito giovo così stock, che c'è stata una cura nella lavorazione delle punte. E quindi, insomma, restituisce un feedback gradevole. Perché a volte i Giovo sono buoni pennini, però in confronto ai Bock possono essere un pochino, guardate come inchiostra in maniera superba, possono essere un po', come dire, avari, un po' parchi nel dare inchiostro, invece questa assolutamente no. Per concludere, che dire? A quanto viene venduta questa penna? Dove la posso trovare? Come vi dicevo, questo non è un video promozionale, io non ve la voglio vendere questa penna. È una penna che io potete trovare soltanto presso il negozio della stilografica di Rudy Manella a Verona, è un'esclusiva per lui. Il prezzo per questa penna è 450 euro, quindi un prezzo, diciamo la verità, importante, non alla portata di tutti. Ma non vuole essere una penna per tutti, questo va detto molto onestamente. È una penna per appassionati e per coloro che sanno apprezzare un'opera di questo tipo. Quindi un oggetto sicuramente molto, molto particolare da amatori. Quindi, se vi piace, il mio consiglio, andate a vederla dal vivo, andate a Verona dal signor Vanella, provatela. A mio avviso non resterete delusi. Però per un oggetto di questo tipo, voglio dire, è un oggetto che va visto, provato e non certo, comprato d'impulso, ma dopo averci riflettuto. E quindi per concludere, cosa possiamo dire? Beh, ringrazio il signor Manella per avermi mandato in contovisione questa penna, per avermi dato la possibilità di mostrarla a tutti voi, tutti coloro i quali magari non possono recarsi fisicamente a Verona per poterla vedere. Invece, a coloro che possono andare a Verona, vi dico, boh, andate a vederla perché vale la pena, è un oggetto veramente unico, particolare e se amate Delta non potrà non piacervi. Bene, detto questo, un grande abbraccio a tutti, spero di non avervi annoiato, spero abbiate apprezzato questo video, vi invito a commentare, è sempre un piacere confrontarmi con voi. Ci vediamo alla prossima con la seconda penna, quella in edizione limitata, e 68 esemplari con pennino in oro. Nel frattempo un abbraccio a tutti e alla prossima da Stilorso.